Le evidenze di insediamento umano risalgono all'VIII secolo a.C., con resti della prima età del ferro a ridosso del Tevere, zona strategica per gli scambi commerciali con l'Etruria e il Lazio. L'antico abitato umbro sabino doveva sorgere sul colle dove è situata la moderna Otricoli. Il centro umbro, confinante ad ovest con il territorio falisco e a sud-est con la Sabina Tiberina, presenta numerose testimonianze dell'età preromana. Il centro umbro doveva essere difeso da una struttura muraria, costruita con grossi blocchi tufacei, non legati da malta e in due diversi punti, rinvenuti sotto le cinta medievali. Non restano invece tracce delle porte originali, che dovevano essere collocate sotto quelle medievali, Porta San Severino e Porta Maggiore. I materiali più antichi provengono dalle necropoli arcaiche ubicate sul pianoro sottostante l'attuale centro. In particolare, in località Cerquacupa, Podere Lupacchini, località Crepafico. Qui i rinvenimenti di tre tombe, tutte scavate nel bancone tufaceo e databili VI-VII secolo a.C., hanno infatti riportato alla luce numerosi oggetti riferibili ai corredi funerari e attualmente conservati nell'antiquarium Casale San Fulgenzio.